Allora, no, mi diceva poco fa questa bella ragazza, ma soprattutto... Gaia Zucchi, il nome non mi è nuovo, eh? Sono un'attrice, ecco, quindi voglio dire, rendiamo onore alle attrici, no? Rendiamo onore alle attrici, noi pensavamo che questo cocktail fosse per delle aspiranti pin-up, ma siete delle attrici vere e proprie. Da anni professioniste, serie. Bene, allora vicino a Gaia Zucchi abbiamo l'onorevole Benedetti Valentini. Benvenuto onorevole. Salve, ciao a voi. Ciao. Ecco, ci ha detto poco fa una delle tre domande. Ce l'ha scritta, no? Quindi possiamo... No, amo l'improvvisazione. Anch'io, sì. Ed è per questo che non ho la sindrome di Marzullo, che dopo 15 anni continuo a fare le stesse domande. Allora, non parliamo di politica con lei, anche se va detto, e bisogna dirlo, che lei da poco in questo nuovo governo, nuovo assetto amministrativo della nostra Italia, è presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Quindi almeno 30 secondi per parlarci di questo responsabile quanto importante incarico dovrà concedergli a RTE. E va bene, concesso... Anzi, non concesso, vi ringrazio anzi per avermi fatto questa rapida domanda. Siamo duramente al lavoro nella Commissione Lavoro perché tutti i provvedimenti principali che portano all'attuazione dei primi cosiddetti 100 giorni di governo passano effettivamente per la nostra Commissione e quindi siamo ad occuparci di contratti di lavoro a tempo determinato, dei precari della scuola, della sicurezza sul lavoro ed ora anche della riforma delle pensioni e della elevazione dei livelli minimi. Quindi tutti argomenti di grande attualità che stimolano la nostra sensibilità sociale, gli impegni presi in campagna elettorale. Sono molto contento di presiedere questa commissione così strategica per l'attuazione del programma di governo. E sicuramente ne parleremo anche durante l'anno. Allora saltiamo la seconda domanda, che è quella lì che parla di spettacoli, e parliamo di belle donne. Lei mi ha messo Gaia Zucchi, sono un pochino più in dislivello rispetto a lei e sono più basso di voi due, proprio a livello oftalmico come si può vedere, e francamente non riesco a contenere quello che è il sussulto ferormonale, come si suol dire. Ah bene, l'hai detto con parola vero, circonvoluta, ma insomma è lo stesso effetto che sta facendo a me, vedi, a livello oftalmico. Del resto mi hai messo anche a me, perché sto esattamente ragazzi, a livello degli tutti occhi. Grazie questi complimenti. Ora io direi che se anche Gaia non fosse dotata di tutto il resto, oltre che di un grande talento che per televisione adesso non possiamo evidentemente manifestare, fossero anche soltanto gli occhi, sarebbe già più che affascinante. Ma grazie mille, che carino, sono molto emozionata di questi complimenti, veramente grazie. Quanto conta la bellezza in politica? Che so, mi viene subito in mente la Prestigiacomo, più forte di me. Ma dunque, con tutto il rispetto per la graziosa e brava collega Prestigiacomo, che oggi è anche ministro tra l'altro, ci sono molte colleghe belle e soprattutto brave e valorose a Montecitorio, però la tua domanda è quanto conti la bellezza. Io direi che non c'è una regola fissa. Esatto. La bellezza può contare moltissimo, pochissimo, niente, a seconda di come la persona vi fa ricorso, di quali che sono le circostanze, l'ambiente. Io sono un amante del bello in tutte le sue forme. Posso dire una cosa? Materiale e immateriale, per cui penso che sia importante in ogni caso il bello, più che la bellezza. Posso aggiungere una cosa? Secondo me conta il carisma più che la bellezza, quindi se una brava politica ha grande carisma può essere anche brutta, ma va dove deve andare. Sì. Lei è d'accordo? Io sono abbastanza d'accordo. Certo, per un'attrice come Gaia naturalmente la bellezza è un grande tramite, non c'è dubbio, è uno strumento di messaggio, di colloquio, di approccio assolutamente insostituibile. Però non nego che in effetti la priorità vada a questa forza del carattere che si comunica con una suggestione assolutamente prevalente su ogni altro elemento. Per noi che svolgiamo attività pubblica, direi che anche in questo caso la immagine è sicuramente una risorsa. Ecco, come dire, noi che non siamo belli cerchiamo di dare fondo a tutte le nostre l'uomo altre risorse. L'uomo non deve essere bello, l'uomo deve avere una forte personalità. Ah. Questo me l'hanno detto tante. Donna, sì. Secondo me ha il suo già di suo, non cerca questo in un uomo. Mi stai rincuorando, allora addirittura non deve essere bello. No. Lei onorevole si rincuora, ma sapesse quante mi hanno detto sei bello dentro, hai una forte personalità. Però ancora una volta sono single. Ma, no, attenzione, che quando ci dicono troppo spesso che siamo belli dentro, il che peraltro quasi mai è vero. Questo non depone molto a favore della bellezza fuori, o perlomeno significa che vi è un po' di decadenza. Dire veramente la verità, un uomo deve avere una forte personalità, un grande talento nel suo lavoro. Secondo me un uomo poi che lavora bene, parla bene, come qui ha parlato. No?
noi siamo felici, basta così, non andiamo a guardare di che colore all'occhio come il sorriso, certo se è proprio sgradevole non esageriamo. Certo. Poi qualche volta ci dicono che abbiamo, però c'ha un caratteraccio, il che poi non è poi così vero, ma insomma l'intelligenza, la testa. Significa semplicemente che uno ha carattere, un po' di carattere. Bene, grazie a Gaia Zucchi, grazie soprattutto all'onorevole Benedetti Valentini, elemento di spicco della politica non solo in Umbria ma a livello nazionale. E meno male che io somiglio a qualcuno, vero? Non facciamo nomi? No, ma perché devi somigliare a qualcuno? Tu ormai qualcuno me lo dice. Hai una tua notorietà ormai così diffusa, la gente ti ferma perché sei tu, mica perché rassomigli a qualcuno, ci mancherebbe altro. Però diciamolo pure, a Silvio un po' gli somiglio. Da lontano. L'abbiamo detto. Grazie. Il doppio petto però ci manca, il doppio petto. Non lo metto appunto per non essere scambiato per lui. Arrivederci, buona serata a voi, grazie.